Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 88 e 89, 28 e 29 ottobre 1899. Questa mattina il mio amabile Gesù è venuto in mezzo ad una luce, guardandomi come se mi penetrasse dappertutto, tanto che mi sentivo annichilita, mi ha detto: «Chi sono io e chi sei tu?» Queste parole mi penetravano fino alle midolla delle ossa. Scorgevo l'infinita distanza che passa tra l'infinito e il finito, tra il tutto e il niente, non solo. Ma vi scorgevo la malizia di questo nulla ed il modo come si era infangato. Mi pareva come un pesce che nuota nelle acque, così l'anima mia nuotava nel marciume, nei vermi e in tante altre cose, atte solo a mettere orrore alla vista. Oh Dio, che vista abominevole! L'anima mia avrebbe voluto fuggire dinanzi alla vista di Dio tre volte santo, ma con altre due parole mi lega, e cioè: qual è l'amore mio verso di te e qual è il tuo contraccambio verso di me? Ora, mentre alla prima parola avrei voluto fuggire,
Spaventata dalla sua presenza, alle seconde parole, qual è l'amore mio verso di te, mi sono trovata legata, inabissata e legata da tutte le parti dal suo amore, sicché la mia esistenza è un prodotto dell'amore suo, onde se questo amore cessava, io più non esistevo. Quindi mi pareva che i palpiti del cuore, l'intelligenza e fino il respiro fossero un riprodotto del suo amore. Io nuotavo in lui ed anche a voler fuggire mi parrebbe impossibile farlo, perché il suo amore dappertutto mi circonda. Il mio amore poi mi pareva come una gocciolina d'acqua gettata nel mare che scomparisce, non si sa più discernere. Quante cose ho compreso, ma il volerle dire andrei troppo per le lunghe. Quindi Gesù è scomparso. Ed io sono rimasta tutta confusa. Mi vedevo tutta peccati e nel mio interno imploravo perdono e misericordia. Dopo poco il mio unico bene è ritornato ed io mi sentivo tutta inzuppata dall'amarezza e dal dolore dei miei peccati. E lui mi ha detto: figlia mia, quando un'anima è convinta d'aver fatto male nell'offendermi, già fa l'ufficio della Maddalena che bagnò i miei piedi con le sue lacrime. Li unse col balsamo e li asciugò coi suoi capelli. L'anima, quando incomincia a rimirare in sé il male che ha fatto, mi prepara un bagno alle mie piaghe. Vedendo il male, ne riceve un'amarezza e ne prova un dolore. E con questo viene ad ungere le mie piaghe con un balsamo squisitissimo. Da questa conoscenza l'anima vorrebbe fare una riparazione e vedendo l'ingratitudine passata si sente nascere in sé l'amore verso un Dio tanto buono e vorrebbe mettere la sua vita per attestare l'amore suo. E questi sono i capelli con cui, come tante catene d'oro, si lega all'amore mio. Questo è il capitolo 88. Però forse è meglio fermarsi un attimo qui a vedere se poi ci sarà tempo per meditare anche l'89, perché si tratta di un capitolo, questo qui fondamentale, dove ci sono diversi spunti di importante meditazione. Allora, c'è un punto fondamentalissimo nella vita interiore, nella vita di santità e nella vita cristiana. Il punto è questo, che la nostra coscienza, il nostro cuore, il nostro essere deve collocarsi al proprio posto, deve ben capire, deve ben comprendere anzitutto chi sono io e chi è lui e chi è Dio. E in secundis, qual è il suo amore verso di noi e quale il nostro verso di lui. E infine, la conoscenza certa, vera, profonda e sapienziale del proprio nulla, più il peccato, e quindi l'avere perpetuamente nell'anima le disposizioni e le operazioni di Maria Maddalena, che Gesù qui sintetizza in maniera assolutamente magistrale. Gesù ha fatto vivere chiaramente questa esperienza a Luisa in maniera soprannaturale, quindi con tutto ciò che questo comporta a livello di effetti radicatissimi e profondissimi, che ogni contatto autentico con il soprannaturale lascia nell'anima, questa è dottrina comune nei maestri di spirito. Per noi questo tipo di operazione, che è certamente provocata incessantemente dalla grazia, richiede la nostra apertura e la nostra cooperazione e richiede anche la capacità di andare bene dentro il nostro cuore, cosa che quasi nessuno fa per tante motivazioni, e appunto collocarci adeguatamente. Il prodotto di questo è quella valle santissima e benedetta, che è la vera umiltà,
Dobbiamo peraltro sempre ricordare che mentre per noi è semplicemente presa di coscienza della verità e basta, nulla di più. Solo per Gesù e per la Madonna, sotto altri aspetti, si può parlare di umiltà in senso stretto, cioè di abbassarsi. Per noi si tratta semplicemente di collocarci al posto dove già stiamo, quindi prendere coscienza di ciò che è, non discendere da qualche piedistallo, da qualche gradino, come fu per Gesù e, sotto altri aspetti, per Maria Santissima, che pur essendo la prima di tutte, visse una vita, insomma, di mortificazioni interrotte, insomma, no? Di umiliazioni continue, insomma, di annichilimenti continui, di sofferenze continue, che non meritava nulla, no? Quindi di umiltà in senso stretto si può parlare soltanto per Gesù e per Maria. Eppure gli esseri umani su questo stanno proprio disastrati. Ci sono delle operazioni che certamente sono più celesti che terrestri, qui dobbiamo semplicemente vedere nella nostra coscienza se ci sono queste disposizioni. Quindi se quando ci mettiamo alla presenza di Dio siamo coscienti, sentiamo, avvertiamo l'infinita distanza che passa tra l'infinito e il finito, tra il tutto e il niente. Già questo sarebbe molto, no? Quindi, finito e infinito, tutto e niente. E poi c'è il secondo step che non è riservato ai soli grandissimi peccatori, ma è per tutti. Io ricordo sempre, vi ricordo sempre che una volta che almeno nei primi volumi no, probabilmente si sarà reiterato in altre circostanze che Gesù fece fare la confessione fatta bene a Luisa, se la tenne per 7 ore a confessarla, insomma, no? Quindi immagino io su tutti i penitenti venissero a chiedermi 7 ore di tempo, specialmente penitenti come Luisa, che peccati mortali, insomma, difficilmente li facevano. Ecco, è chiaro che questi sono eventi straordinari e simbolici, no? Ecco, però capite che da lì ad una coscienza del peccato seminulla ci passa, un abisso ci passa, no? E il secondo step è vedere come il nulla è infangato. E le immagini che usa, anima che nuotava nel marciume, nei vermi e in tante altre cose, a te solo a mettere orrore alla vista, sono reali, d'accordo? Cioè, quei vermi che produrrà il nostro corpo post mortem ci stanno già dentro la nostra anima. Il marciume in cui si dissolverà il nostro corpo, abbastanza schifoso dopo la nostra morte, c'è già nella nostra anima. Io capisco che queste possono sembrare esagerazioni, espressioni iperboliche, ma non è così. Ecco. Quindi noi dobbiamo chiedere assolutamente la luce, perché solo con questa conoscenza, ricordava già San Luigi Monforte, ti disprezzerai profondamente e amerai di essere disprezzato. Ecco. Questo è uno dei punti proprio cardine della nostra vita interiore. Perché la nostra superbia deve essere completamente annientata nel cuore, non nelle manifestazioni esteriori. Si tratta di operazioni interiori. Il modo con cui noi ci percepiamo davanti a Dio in continuazione, no? Quindi se uno ti fa un disprezzo, se uno ti fa un'umiliazione, se tu cominci a vivere almeno la divina presenza, non dico né la divina volontà, immediatamente nel tuo cuore parte la percezione. Benissimo. Questa è la divina volontà che mi ricorda chi sono, d'accordo? E me lo devo prendere, vuole che io in questo momento mi abbassi, mi mortifichi, mi umili, mi annienti, non soltanto stando zitto, che dico, ma sono stato zitto, non ho risposto, guarda che bravo che sono stato. No, no, cioè pensando che è tutto vero, che mi sta bene. Questo, se ci fosse questo, e questo nel silenzio del nostro cuore, perché davanti a Dio non ci possiamo nascondere,
Dobbiamo dircelo. Sapete che quando arrivano le testimonianze, per esempio, sul purgatorio, tutti quanti noi vorremmo andare direttamente in paradiso senza andare in purgatorio. Ma il problema è questo, che se noi ci presentiamo così come stiamo adesso davanti a Dio, siamo noi stessi a fuggire. Cioè, l'immagine che usa Luisa, no? L'anima mia avrebbe voluto fuggire dinanzi alla vista di Dio tre volte santo. Cioè, non ci si può stare davanti a Dio se siamo macchiati della benché minima colpa di peccato, capito? Cioè, è un processo oggettivo, cioè il giudizio particolare, quindi la collocazione nel purgatorio, non è una cosa, come dire, fatta da Dio in maniera estrinseca, d'accordo? Quindi lui sta lì, dice, ah, brutto, cattivo, dunque vediamo quanto c'è da purificare, c'è da purificare, allora accendiamo il fuoco e portiamolo al 90% e le pene sensibili sono questo, questo, questo e questo, no? E uno poverino dice, ah sì, andiamo, va, però speriamo che finisca presto. Cioè, è l'anima che ci si piomba immediatamente perché non può stare davanti a Dio. Cioè, uno dei motivi per cui i dannati, la loro condizione è irreversibile, perché quando si è fuori della grazia di Dio, quindi, in questo stato di separazione, la vista di Dio, che per i beati è letizia, produce orrore, sofferenza, per cui sono loro che scappano davanti a Dio, non è che Dio li caccia. Io spero nell'altro mondo queste cose saranno di una chiarezza assolutamente solare, no? Però è veramente così. Qui queste cose dobbiamo farle nostre, perché qui non, nella nostra condizione sensibile, nella nostra miseria, nella nostra umanità tarata dal peccato, dalla colpa d'origine, dalla concupiscenza, la penetrazione profonda di questi misteri è impossibile. Però ne abbiamo una conoscenza vera nella fede e per la fede, e questo dobbiamo assolutamente farla nostra. Quindi, voglia il cielo che potessimo vedere e dovremmo oltremodo ringraziare il Signore quando ci viene data la possibilità di farlo, anche confrontandosi con qualche santo accompagnatore, di vedere bene dentro di noi, perché se uno vedesse bene dentro di sé ci sarebbe molto da addolorarsi, addolorarsi santamente, poi lo vedremo, no? Non fare piagnistei di disperazione, dire mamma mia che disastro, non combino niente di buono, quanto sono brutto, pure per me non c'è speranza, tutte queste cose qui che sono tutte tante cose che non vengono da Dio, queste forme di manifestazione, ma il pianto santo, il pianto di Maria Maddalena, il pianto religioso, ci uniamo alla terza parte della meditazione e poi torniamo alla seconda. Il pianto religioso è proprio un pianto di dolore profondissimo, cioè un dolore pacifico, un dolore gioioso, ma un dolore profondo, perché Signore mio, purtroppo sono fatto così, non posso fare niente, d'accordo? Cioè, sto così davanti a te, però, mostruoso come sono, me ne dispiace di esserlo. Questo non è un pianto sterile, perché questo è un pianto che, unito alla conoscenza di sé, comporta veramente quello che è il santo odio di se stessi, quando Gesù dice chi non odia la propria vita non può entrare nel regno dei cieli, che porta alla conversione, non dall'oggi al domani, però determina veramente un cambio di passo, no? Cioè tutta quanta una serie di disposizioni che il sacerdote, insomma, scorge facilissimamente in un'anima, no? Quindi, cosa fanno gli uomini, gli esseri umani? Stanno sempre a giustificarsi, stanno sempre a difendersi, minimizzano ogni minima cosa che fanno, guardano i difetti altrui, lo fanno e basta, stanno sempre a picciarsi agli affari degli altri, in tutto e per tutto. Ricordo uno dei passi in cui Gesù dice a Luisa, tu pensa a te e basta, e a me, fine. Quindi comincia questo profondo processo di introspezione che è indispensabile. Non c'è vita, non dico santa, ma neanche cristiana, se non c'è questo
questo scarto profondo, no? Allora Gesù dice che si deve passare alla convinzione di aver fatto male nell'offenderli. E questo che l'anima che comincia a rimirare in sé il male che ha fatto, dobbiamo guardarlo, ripeto, non per disperarci, ma per piangere santamente, beati gli afflitti perché saranno consolati, detto Gesù nel Vangelo. E questo è, che differenza c'è tra il pianto santo e il pianto di disperazione? Si vede dai frutti che produce, no? Perché il pianto santo produce, innanzitutto avviene in un dolore profondissimo, ma nella pace, in un dolore profondissimo, ma misteriosamente, ma realmente frammischiato a gioia, perché si piange, come dire, avvolti dall'amore di Dio. Cioè, Dio già le conosce tutte quelle cose lì, non è che lui conosce qualcosa di nuovo, d'accordo? Siamo noi che prendiamo coscienza di qualcosa che c'è. Anche quando per esempio ci vergogniamo di confessarci bene, di chiamare bene le cose per nome, vogliamo fare bella figura davanti al confessore, davanti al direttore spirituale, davanti alle persone, no? Che ci adombriamo se qualcuno si accorge di un nostro difetto in pubblico. Il nostro Signore ci direbbe, dice, tu t'adombri che io conosca un uomo, ma non t'adombri che io lo vedo con i miei occhi. È che quel difetto non offende l'uomo, d'accordo? Ma offende me. E che non ti devi addolorare perché altri l'hanno visto, e questa è proprio dalla superbia, ma ti devi addolorare perché l'ho visto io, e per questa cosa ti tiene lontano da me. Allora, se rimira il male, prepara un bagno alle sue piaghe, cioè piange ai piedi di Gesù, come ha fatto Maria Maddalena. Poi, cosa faceva Maria Maddalena? Piangeva ai piedi di Gesù e poi li asciugava con i capelli e poi li ungeva con il balsamo. Che cos'è il balsamo? Vedendo il male ne riceve un'amarezza e ne prova un dolore. E con questo viene ad ungere le mie piaghe con un balsamo squisitissimo. Cosa diciamo nell'atto di dolore? Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Non a caso, insomma, la Chiesa ci fa ripetere queste parole prima di ricevere l'assoluzione sacramentale, no? Come sempre, come in tutte le preghiere che facciamo, ahimè, in questa nostra misera condizione, spesso e volentieri non le facciamo purtroppo a pappagallo, senza una reale, come dire, profonda partecipazione, no? Ecco, poi però c'è un altro aspetto: asciugare i piedi con i capelli, addirittura legarsi all'amore di Gesù con tante catene d'oro. Allora, questo è il desiderio di riparare, vedendo l'ingratitudine passata. E riparare come? Riparare ci stanno due modalità di riparare fondamentalmente. Fare penitenza dei propri peccati passati e soprattutto non riparli più. Riparare vuol dire la smetto per quanto posso, però ci lavorerò con tutto il cuore a assecondare pensieri, parole, desideri, emozioni, comportamenti che so che dispiacciono a Gesù. Non li faccio più. Cioè, quando io capisco, ho una minima percezione che una cosa potrebbe dispiacere a Gesù, basta, non la faccio. Viceversa, se ho una minima percezione che Gesù gradisce una cosa, la faccio e come? Ma dovessi pure spostare l'asse del pianeta Terra per metterla in pratica. La faccio, basta. Cioè, non c'è bisogno che uno debba stare sempre con la pazienza che c'ha a cercare di convincerti che quella cosa è buona, eccetera, eccetera, e poi invece dopo. Partono tutta quanta questa serie di atteggiamenti, di disposizioni. Allora, se noi non abbiamo vissuto queste cose, questo deve essere l'oggetto della nostra preghiera. Ci presentiamo davanti al Santissimo e diciamo: fammi conoscere chi sono io e chi sei tu, numero uno. Bene. E poi la seconda domanda:
Facciamo un passo indietro. Qual è l'amore io verso di te e qual è il tuo contraccambio verso di me? Allora, qui, anche qui, il regno della divina volontà, il regno di conoscenza dell'amore di Dio. Qui vedete, Luisa fa un'esperienza, Luisa ignorante, cioè la linea elementare, che ha studiato bene la teologia classica, non le... Vabbè, fammi sta zitto che è meglio, lo sa. Dice, qual è il mio amore verso di te? Mi sono trovata legata, inabissata e legata da tutte le parti dal suo amore, sicché la mia esistenza è un prodotto dell'amore suo e se questo amore cessava io più non esistevo. San Tommaso d'Aquino ha la lettera, cioè tu esisti perché tu sei un atto di amore di tua anima è un prodotto dell'amore divino, qualunque cosa tu ci abbia fatto, comunque l'abbia deformata, questo vale per tutti. E noi non ci pensiamo mai, quando si vede un'anima deformata, un'anima del disgraziato, di un peccatore o di un cieco, veramente alcune persone fanno, è difficile proprio sopportarle per quanto sono diventate mostruose. Noi pensiamo a quanto è difficile per noi, ma pensiamo al dolore di Dio nel vedere un prodotto del suo amore uscito dalle sue mani bellissime, deturpato in quel modo. Se immagina, no? Supponiamo che uno prenda una bellissima macchina, insomma, nuova, però queste sono stupidaggini confrontate. E comincia, piglia un chiodo, la via, comincia a fare righe dappertutto, poi spacca un vetro, poi non lo so, ci passa la bomboletta della vernice, poi entra dentro, piglia un coltello, squarcia tutta la carrozzeria, non lo so, no? Tu c'hai una Ferrari, smagliante, e te la vedi ridotta in quel modo. Te viene infarto, te via, no? Questo è ordinaria amministrazione. Noi costringiamo Dio. I registi fanno i film degli orrori, no? Gli uomini gli piace andare a vedere l'orrore, basta che aprono l'occhio intorno a sé tutti i giorni. Cioè, il film dell'orrore, Dio se lo vede dalla mattina alla sera, tutti i giorni, tutte le ore. E non solo questo, non solo, cioè, se questo amore cessava io più non esistevo, questo è il concetto, diciamo così, ontologico e teologico della Divina Provvidenza. La Divina Provvidenza non è come noi pensiamo, cioè io mi affido al Signore, Lui provvede, non mi fa morire di fame, questo certamente è un aspetto della Divina Provvidenza, ma è già secondario rispetto all'aspetto profondo ontologico. Cioè la Divina Provvidenza è questo, che se in questo momento, ora, l'amore di Dio non fosse in atto verso di me per mantenermi in vita, è bellissimo, non è che lui se non dice io sarei morto, no, perché la morte non è la fine. La morte è la separazione dell'anima e del corpo, ma l'anima è immortale, continua a vivere. Io più non esistevo, cioè se non ci fosse questa azione provvidente di Dio, si ritornerebbe nel nulla da cui si viene. Cioè io ritornerei all'anno 1969, subito. Seduta stante. Vedete questo... Tante volte sto cercando durante queste meditazioni di far comprendere una cosa, questo San Giovanni della Croce lo spiega benissimo. Cioè, le esperienze mistiche non aggiungono nulla, ma sai cosa significa nulla? Zero, a ciò che già perfettamente conosciamo dalla fede. Solo che mentre le conoscenze di fede sono cose che tu devi fare tuo al buio, d'accordo? Dici, è così, non mi sembra, va bene, per me è così. E questa è la fede. Ecco, l'esperienza mistica tu ne fai esperienza diretta, per cui c'è una, come dire, una persuasione esperienziale, quindi inattaccabile perché l'hai vissuto quel punto particolare, quella verità particolare, no? Tipo questa. Perché se noi fossimo convinti di questo qui, cioè, come si fa a non corrispondere amore con amore? Guarda l'immagine che usa, io nuotavo in lui ed anche a voler fuggire è impossibile farlo, perché insomma, noi non possiamo, cioè l'uomo, cioè per quanto si rivolti contro Dio, nuota comunque nel suo amore, non può uscirne, perché se non uscisse tornerebbe nel nulla, non può, d'accordo? Non può.
E questo chiaramente pensandoci, no? Cioè, anche l'idea che abbiamo, insomma, di Dio, no? Ma noi agiremo così, insomma, ma io lo fulminerei una persona che facesse così, io, ma vedi, andate via, sparisci, capito? E gli uomini, cioè, quante volte si legge negli scritti, no? Sono proprio, veramente, uno spettacolo, sono ladri continui, cioè sono provocazioni ininterrotte. Lanciate verso il cielo, in continue. Tu dici che ogni tanto la giustizia di Dio manda qualche castigo, ma proprio con una rarità, perché dovrebbe essere un processo ininterrotto, perché c'è una provocazione da parte dell'essere un continuo. D'accordo? Io cerco di insegnare a me stesso e di anche insegnare alle anime che sono in cammino, di non reagire mai, perché il diavolo si presenta sempre come provocatore, no? È il provocatore per antonomasia. D'accordo? Quando viene a tentarti, quando viene a snervarti e vuole che tu quantomeno ti agiti, niente. Cioè, presente un provocatore che proprio non te lo fidi proprio. Devi reagire così. E su questo dobbiamo prendere scuola dall'Altissimo e anche da come ha reagito Gesù durante la passione, no? Impassibile, dinanzi a innumerevoli, insomma, provocazioni. E attenzione, qui parla Luisa, che amava molto Gesù, il mio amore mi pareva come una gocciolina d'acqua gettata nel mare che scomparisce e non si sa più discernere. Quindi se anche noi amassimo come dovremmo infinitamente nostro Signore, e non a parole né con la lingua, come diceva il suo figlio San Giovanni, ma coi fatti nella verità, se dessimo, come dice San Paolo, il corpo per essere bruciati vivi, e morissimo tra mille tormenti di martiri, insomma, curassimo al massimo la nostra perfezione, ci astenessimo da ogni minima cosa che possa dispiacergli, sarebbe una goccia nei confronti di un oceano, e già è troppo. Cioè, se noi mettiamo una goccia dentro un oceano, proviamo un attimo a darci un'immagine, penso che nessuno sia capace di rappresentarsi la grandezza di un oceano. Io ricordo una volta, stavo facendo sull'aereo la transoceanica. Oh, tutta st'acqua finisce più, la vedi da sotto, da 10.000 metri, ma quando finisce sta cosa? Oh, insomma, passa sopra tutta tanta quell'acqua, 1.000 all'ora, e ti sembra che finisce mai, è tanta l'acqua, ci picchia, proprio tanta. Chi è che è capace, dico, di quantificare, non lo so, i miliardi di metri cubi d'acqua che c'è sta dentro un oceano? Boh, una goccia. Quindi, tutto questo su cui abbiamo meditato, di cui gli uomini non hanno neanche ordinariamente la lontana preanticamera, è semplicemente la realtà così com'è. Questa è la realtà, d'accordo? Questo è ciò che è reale, d'accordo? Non ciò che immagino, non è una favola questo qui, o un'immaginazione. È reale, ma, ripetiamo, di queste cose non ne abbiamo la minima percezione, la minima coscienza, e l'unico modo a cui possiamo accederne ordinariamente è la fede. Ecco perché San Paolo dice il giusto vive di fede. Ed ecco perché, così capiamo, la volontà umana, la percezione umana, il volere umano è proprio, come dire, irriconciliabile, irriducibile, d'accordo? Inavvicinabile all'orizzonte della fede. Sono due cose differenti. Per cui è chiaro che tutti noi comprendiamo molto bene che cosa intendiamo quando diciamo umanamente parlando, eh? Ma qui umanamente parlando, io ricordo quando studiavo al liceo classico Platone, perché ogni tanto nostro Signore mi mandava le dritte anche quando ero. Platone diceva che tutto quanto il mondo che noi vediamo, detto in due parole, è apparenza. Lui diceva, sono i simulacri, sono le ombre, sono gli idoli, ma la realtà sono le idee che si trovano in Dio, nell'iperuranio. E tutto quello che si vede qua sotto è ombra e apparenza rispetto a ciò che è. È chiaro che questa affermazione va presa per il giusto verso, però fa molto pensare. Cioè, come un pagano, tra l'altro anche, a quanto dice qualche esperto, insomma, moralmente messo male, perché
Però desideroso di conoscere il vero, si era avvicinato a questa cosa, quindi la percezione che ciò che noi vediamo con i nostri sensi non è l'essenza profonda delle cose, anzi è la superficie e molte volte diventa assolutamente fuorviante. Fuorviante. E questo dobbiamo assolutamente ricordarlo. E ricordare le parole di San Paolo: il giusto vive di fede. Cioè, ciò che apprende dalla fede diventa suo pane quotidiano e criterio di orientamento, di giudizio e di discernimento e di scelta, ecco, in tutto ciò che fa, non in alcune ciò che cose che fa. Cioè, fino a qui va bene, poi però sono umano e ritorniamo per terra. No. I piedi per terra si hanno perché si vive sul pianeta Terra, perché dobbiamo santificarci qui. Perché non dobbiamo vivere da alienati, questo indubbiamente, ma la mente, la volontà, il cuore, i desideri sono sempre fissi in cielo per una persona che fa vita, non dico santa, ma diciamo cristiana impegnata. Questo è il primo step che certamente poi si raffina quando uno vuole fare vita santa, è assolutamente indispensabile se uno vuole comprendere il mistero del Divino, vuole entrare in esso. Quindi passaggio specialmente del proprio nulla e del tutto che è Dio, l'abisso che passa tra il finito e l'infinito, no? Io come faccio a apprezzare un atto fatto nella divina volontà se non ho la percezione, come dire, della finitezza? Dice, ma tu che dice, gli uomini sciocchi che si vantano, ma ti vanti di che? Ti avessi ammesso in un concesso che avessi fatto una mezza cosa buona? Questo è un atto umano che ha un valore molto molto limitato. Che sarà mai? Tra l'altro, imperfetto e macchiato da tante cose che se ti guardi bene dentro le vedrai tutte quante. Che ci fai? A Roma, mia madre dice, ci fai il sapone, una cosa, che ci fai? Ci fai niente. Ecco. Un atto divino purificato nel cuore di Maria Santissima attraverso la consacrazione Totus Tuus, unito alla divina volontà, quello sì che è un atto degno di questo nome, no? Ecco. È atto di cui il vanto tuo è zero. Perché tutta la forza e la bellezza lo riceve dall'alto e non da te, che ci metti soltanto lo strumento per farlo essere. O Divina Maria, tu per prima hai vissuto nei confronti di Dio, la perfetta queste disposizioni che abbiamo meditato, soprattutto la percezione del tuo nulla e del suo tutto, e soprattutto la percezione e la conoscenza dell'infinito suo amore, che tu ricambiavi, certamente la gocciolina del tuo amore era bella, bella consistente, insomma, perché... Eppure di quella gocciolina, come ci insegna la tua vicenda, Dio è innamorato e tanto la richiede. Ma tieni sempre la nostra vista attenta sulla tua vita di incanto, perché la tua vita è stata questo, anche se costellata, evidentemente, e così vale per noi, di croci sofferte per la gloria di Dio e la salvezza dell'umanità. Ma la tua vita è stata un incanto, un continuo. Ricevere in atto ininterrottamente da Dio tutto l'amore che ti manifestava in mille modi e forme diverse e ricambiarlo come tu sola sapevi fare fino al punto da farlo in un certo senso fremere, tremare di gioia, ecco, per aver preso almeno su di te la gioia e la soddisfazione del vedere intatta la perfezione della creatura e ricambiato il suo disegno di amore. Noi non ci possiamo arrivare dove stavi tu, però possiamo collocarci al nostro posto, ecco, e rispondere a Dio come Lui si attende che rispondiamo a Lui, accogliere il suo amore come Lui vuole che facciamo e ricambiarlo con tutto noi stessi.
E per noi si aggiunge anche l'esperienza fondamentale di Maria Maddalena. Ecco, portaci per mano, delicatamente ma anche decisamente dentro noi stessi, a farci conoscere bene il nostro fondo veramente fetido e macchiato, perché con il tuo aiuto possiamo purificarlo fin d'ora e renderlo meno indegno dell'Altissimo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico. Aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.